Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo insieme la nostra versione della torta degli angeli. È davvero facile e veloce da preparare, non richiede nessun tipo di sforzo. Ha un gusto molto delicato e ricorda proprio il pan di Spagna. Si sposa alla perfezione con qualsiasi tipo di crema, si presta molto ad essere farcita, ma anche con frutta e gelato. Inoltre è perfetta anche con latte, caffè oppure un bel tè pomeridiano. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 6 uova intere e 180 g di zucchero che aggiungiamo in tre fasi e montiamo per 3-4 minuti. Poi aggiungiamo il sale e lo amalgamiamo per bene al composto. Quando raggiungerà un colore biancastro, dopo circa 10 minuti, aggiungiamo i semi di vaniglia. Continuiamo a montare per bene e infine aggiungiamo la scorza di un limone. Poi montiamo per altri 2 minuti e dovremo ottenere una consistenza bella densa e spumosa. Setacciamo poco alla volta 60 g di amido di mais e 150 g di farina 00, che amalgamiamo lentamente al composto con un frustino. E voilà, ecco l'impasto finito. Prendiamo una teglia di 20 cm di diametro e 10 cm di altezza, interamente coperta con carta forno, e ci versiamo l'impasto all'interno. Con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici dal centro verso il bordo. Servirà per cuocere la torta uniformemente. Sbattiamo un po' e cuociamo a forno statico 170 gradi per 40 minuti. Importante la prova a stecchino. Sforniamo e lasciamo raffreddare nella teglia per 5 minuti. Poi appoggiamo sopra una graticola, giriamo con un colpo secco, togliamo la teglia e delicatamente la carta forno e lasciamo raffreddare completamente. Poi spolverizziamo la torta di zucchero a velo vanigliato e la tagliamo. Guardate quanto è morbida! Ecco a voi la nostra torta degli angeli, soffice come non mai! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta degli angeli. Ma prima volevo farvi vedere quanto è soffice. Cosa posso dirvi? È una torta sofficissima, proprio come una nuvola. E si sposa alla perfezione con la panna e la frutta, che lascia un retrogusto bello fresco. Inoltre è perfetta anche con il tè o il caffè pomeridiano. È davvero una torta versatile, delicata e deliziosa, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.